Bella a tutti ragazzi, sono Dark. Io sono Tommy. E benvenuti in questo nuovo video Era di Game Channel. Oggi siamo qui con un ospite super speciale che è Vaffancolor, del canale Vaffancolor. Lol. Bellissimo. Ciao a tutti ragazzi, okay. Qui il vostro carissimo Vaffancolor. Oggi troviamo su Red Channel. Red Channel. Non Red Tube, no. Come molti poi sanno, birichi. Red Channel, senza neanche la D, proprio Red Channel. Taglia. Comunque. Va bene. Lui, siccome ci conosciamo da 8 anni, lui usa il nomignolo lì. Vabbè, a parte le cazzate, siamo qui quest'oggi, come avrete letto dal titolo, con cosa? Un video diverso dal solito e credo, diciamo, un po' particolare, in quanto siamo qui per essere smerdati da Vaffancolor, almeno per quanto mi riguarda, nella critica di Villaggi, tra virgolette. Esattamente, infatti questo sarà una specie di video di base review diviso in due parti. In questa prima parte lui, sul nostro canale Re Channel, recensirà, o meglio, criticherà i nostri villaggi, quello di Darkly Stark non è il mio, mentre sul suo canale noi lo insulteremo, oltre ad insultarlo recensiremo anche dei villaggi che lui ci ha dato, insomma, però non sono il suo, perché sì, uno è mio, uno è sì, mio, esatto. L'evoluzione del suo poi villaggio, il prossimo sarà preso per il mio prossimo video. Dunque, prima di cominciare vi lasciamo il suo canale in descrizione, dunque passate e iscrivetevi se i video vi gustano. Cominciamo subito. Andateli a mettere dislike se volete. Insomma, è meglio. Decidete comunque, voi. Vabbè. Cominciamo subito, Vaffancolor, con quale villaggio vuoi cominciare la tua recensione? Dunque, io direi, cominciamo per smerdare il villaggio di Dark. Quindi io me ne vado, bella ragazzi. Ciao. Ok, no, dai, io ascolto in silenzio, subisco. Dunque, cominciamo già dal dire che, come mi hai detto te prima, sei passato da non poco al municipio livello 9. Sì, purtroppo sì. E vabbè, ci sono un po' di cose da dire. Cominciamo subito dalle mura, che non sono per niente male, insomma, per un TH9. Ci sono cose che sono ancora peggio delle tue, ti rassicuro. Vabbè, come le sì, mie piuttosto, ecco. Vabbè, ormai sono arrivato tutte al livello 7, dunque non è male. Poi vabbè, come vediamo qui è una base trofei, dunque vabbè, giustamente sì. Le risorse non sono protette come dovrebbe essere in una base. Ma infatti le mura, queste all'otto le ho fatte giusto con loro che mi avanzava per non farmelo fottere, perché tipo ogni tanto arrivava a 1,5 milioni, un paio di milioni e facevo un paio di mura. Ok, ma gli archi non ci hai pensato a uploadarli, no? No, quelli mi sono scordati, non li ho visti più per un paio di giorni. Ah, cazzo, no, seriamente. Non era più abituato. Vabbè, esatto. Poi comunque il deposito di Elisir Nero ben piazzato, regina e re per una base trofei, trovo che siano ben messi, tatticamente almeno non escono per farsi distruggere. Mortai che, boh, non mi sembra proprio il top, quello giù che protegge le risorse, perché quando arrivano le truppe a quel livello il mortai dopo non può più sparare, colpire. Sì, ma diciamo che, come detto tu, essendo una base da defense non è fatto per, diciamo, per difendere, ma è fatto più per rompere le palle alle truppe che cercano di farmi percentuali sì, esterne e che vogliono entrare da sotto, che ci sono, come vedi, anche due bombe giganti, quindi proprio... Ok, esatto. Allora, poi, ecco, parlando delle bombe giganti, mi sembra una cosa un po' stupida mettere le bombe giganti accompagnate delle bombe normali, perché, insomma, quando due bombe giganti esplodono, mi sa che non rimane più nulla. E quando sì, una truppa arriva a quel livello accanto a quelle trappole esplode tutto in un colpo solo, dunque mi sembra un po' stupida, a parte se ci sia un pecca, però diciamo che in generale, diciamo che su giganti e domatori rompono parecchio il cazzo quelle, sì, quelle, però in effetti le bombe non cambiano, le piccole bombe accanto sì. Sono un po' stupide, però vabbè, roba vostra, poi ve le pigliate voi 100%. Poi vabbè, alcuni posti vedo dei doppi strati di mura che a me non mi fanno impazzire. Io avrei fatto più strati con più difesa all'interno, però vabbè, questa è una scelta vostra. Forse, come avete detto, il principio è difendere il municipio al massimo. Poi, essendo una base trofei, più o meno tutto quello che sta all'esterno è quasi ben protetto dalle difese, non mi lamento troppo. Poi forse c'è un po' da lamentarsi col livello delle torri di arcieri, dei sì, quelle sì, vabbè. Quelle sì proprio, cioè quelle mi fanno bestemmia, pure le vorrei uppare, ma le difese aeree, quello è un po' un casino, ai ai ai. Però essendo credo comunque abbastanza interne, forse c'è, nel senso, ce la fanno. E poi ci sono anche gli archix puntati in alto, quindi più o meno. Poi c'è, cioè, infatti per diciamo per apparare un po' sta situazione, se così posso okay. dire. Archix al 3 farebbero danni, ma archix all'1, diciamo. Danno solo una mano, vabbè, aiutano per quel che possono fare. Poi le trappole, anzi, volevo parlare quelle aeree, non credo che siano forse messo nel miglior modo possibile. Io le metterei come al solito, come dico nei miei video, accanto alle difese
aeree, perché è lì dove andranno ad attaccare direttamente con i draghi, mongolfiere o roba. No, invece, cioè, questo, Poi tu cioè, dici possono forse con sembrare curatrici stupide. quando giocano con dei giganti, buttano giganti e. No, no, anche con gli sgherri, perché gli sgherri vengono one shottati dalle trappole. Quindi, cioè, parecchi tipo li piazzano a destra perché sono coglioni e li sbombazzano. Sì, poi Però da ovviamente te ne sotto con i accorgi guaritori, cioè. dopo il tempo con gli Sì. attacchi. Cambi le posizioni, poi vabbè, fammi sapere forse se cambi idea. Sì, vabbè, no, diciamo quelle a destra e quelle a sinistra negli angoli sono in effetti inutili. Però quelli sotto, insieme agli stanatori, con i guaritori, come hai detto anche tu, fanno un buon lavoro. Quelli a destra e a sinistra sono inutili. Però non le ho mai Manca usate, una cioè, non le ho mai trappola riparate. aerea nera? Boh, saprei. No, credo che forse Normalmente sta sono dietro a quattro. qualche mongolfiera. Però comunque. No, Che le cazzo sono? trappole, gli stanatori di miniere, ce n'è uno giù proprio in mezzo alle Sì, e poi ce ne due sono bombe due a gigante. sinistra e a Quello sopra, destra. sì. Che possono essere utili comunque se ti attaccano Ce con i n'è un draghi. quarto normalmente di. Sì, ma c'è a destra, vedi, è nascosto dalla mongolfiera. Se Ah. zoomi sulla Tesla, Ah, sì, è vero, sulla Tesla a c'è un destra c'è la mongolfiera piccolo davanti al cazzo. sportello. Ah, boh, sì, può darsi. No, dai, non serio. E vabbè, il castello del clan giustamente messo in mezzo, così le truppe alleate possono difendere al meglio il villaggio. Torri di Ossegone, forse che sono un po' troppo messe all'esposizione del nemico, però vabbè, come ho detto, questo saranno esperienze, e poi vediamo lì. Non è un villaggio, vabbè, consigliato per le risorse, questo è ovvio, si Sì, vede da 50 metri. chilometro. E poi vabbè, in generale mi sa che è buono, non lo so, mi sa che voi iscritti Red Channel lo saprete meglio di me come loro vi parla. Vabbè, diciamo, siccome l'ho scelto per salire in Master, comunque ci sono arrivato anche nel 2005, anche se ora ovviamente sono sceso. Poi hanno cominciato a bastonarmi il culo. Però, insomma, fino a lì E sono diciamo arrivato. che a Master, quando si arriva in Lega Master, contano più che altro, più che tutte le difese, Gli al attacchi. massimo. No, contano l'inferno. Cioè, hai Ah, l'inferno, vabbè, batti sì. chiunque. Cioè, vabbè, con Ok. l'inferno si sale anche di più, È ovvio. proprio un'altra cosa. E forse io avrei cambiato la postazione degli Archi X al posto della regina e Re Barbaro Sì, con infatti quelli l'Archi X. ci ho pensato anche io, però. Quello forse non era stupido, perché tanto non è che un grande raggio sia la regina che il Re Barbaro da mettere così Vabbè, all'interno, però. però servono così magari ti hanno fatto due stelle. Arrivano al municipio e ti La sfuggono. regina serve perché quando entrano le truppe resta dietro le mura a lotto, cioè raramente esce. Quindi stando lì dietro Sì, rompe parecchio le vabbè, palle. poi ma. comunque dovrebbe impedire di fare due stelle, quindi secondo me va bene. Guarda come Un voto? difendono bene il loro villaggio. No, veramente questo Tommy cioè, non me l'ha manco consigliato, questo l'ho fatto io, quindi non ha ragioni per difendermi, però vabbè, comunque. Comunque, un voto a questo villaggio che è la sufficienza, dai. Dai, ah, Dai, sei. diciamo. Dai, prof, dai. Sto No, dai, fuck. No, mi devi dare il voto a numero, non sono contento. su 10? Sì, è ovvio. Vabbè, in Francia sono 20, che te devo dire? Dai, Duro. 7. Dai, Ok, dai. un bel set, Poi, promozione. Ora passiamo al mio villaggio e qui è meglio che ti regoli Qui c'è ancora più da perché. dire. Dunque, come mi hai detto te, è un villaggio farming, ok? Ok, quindi partiamo da questo. Ok, già da presupposto che farming, insomma, le risorse sono ben protette. Ora tu mi spieghi perché i depositi di oro sono messi proprio fuori, anche quelli di Elisir? Te lo spiego, no, Perché l'oro non lo trova. esattamente, e neanche l'Elisir, quindi essenzialmente un villo così a caso col municipio fuori, giusto Ma io sinceramente sarei stato te, cioè, sarebbe stato un villaggio farming, l'avrei messo più all'interno, visto che l'obiettivo è proteggere le risorse. Invece sì, ma qui ce le comunque proprio esposte. sì, ma vedi, se siccome ci sono alla fine i depositi d'oro che hanno parecchi punti vita, magari se vuole difendere di più l'Elisir, perché tipo ho visto che hai messo a fare tipo pecca al 5 e poi tipo cioè le cose, i congelamenti al I 4 o al congelamenti al 3, non mi 4, sì. sì, al 4. Quindi stai trovando più Elisir, cioè, essendo, diciamo, i depositi d'oro con parecchi punti vita, magari gli arcieri sono lì a bersagliarli per ore e magari le Tesla e gli altri li uccidono nel Certo, se il tuo frattempo. obiettivo è di avere l'Elisir, ok, ma manco lì l'Elisir è tanto ben protetto, vorrei dire. Vabbè, sì, diciamo che io nel tempo mi sono accorto che quando ti fai un villo da farming, tipo l'1, no, l'1% delle volte ti attaccano le risorse, perché tutto il 99% delle volte ti distruggono il Vabbè, municipio e lo scudo, quindi c'è. questo però dipende dalla fascia di trofei. Perché se ovviamente ti Vabbè. sali in master con sto villaggio ti aprono leggermente, perché comunque entrano, riescono a farlo. Ovviamente se stai su 1600 trofei come in questo screen, credo che comunque ovviamente Non arrivano ti quelli fanno tipo con gli archi caso, al 4 che vogliono salire perché gli piace, perché non so perché, e quindi ti bersaglio le muni. vabbè, a livello di villaggio dai, il dai, livello ci delle usci di mura va qua. bene, ci sta, tanto come ho detto io non so meglio, dunque va bene, le trappole
mi sembrano abbastanza ben poste. Le trappole a scatto sono poste veramente nel posto giusto. Forse le bombe giganti, io sono più fanatico a mettere le due accanto all'altro, ma come hai messo te non è per niente male. Insomma, delle false entrate, se possiamo dire così, dove il nemico non se l'aspetta. Sì, ovviamente è stupido, eh. Magari mette un miliardo di goblin. Boom. Ecco. Basta. Forse i mortai, non lo so, dipende come ti attaccano a te. Se ti attaccano con i golem, tutta sta roba, i mortai all'interno sono un po' inutili, se posso dirlo, mi dispiace. Vabbè, golem diciamo quando, quando salgono. Visto, quando... infatti, visto la tua lega, forse non è preoccupante. Vabbè, dunque, sono ben posti. La regina e il re, va bene. Difese aeree sono poste quasi equilibrate, più o meno equivalenti. E speculare. Poi vorrei dire solo un piccolo lamento, insomma, il livello delle torri degli arcieri, delle tesle, è un po' un problema, cioè nel senso, sei un TH10 e... lo so, dovrei farle salire, però cioè se trovassi oro avrei pure... Io più che altro mi soffermerei su quel cannone di merda che è rimasto a 10 con tutti gli altri all'11, cioè quello non so se l'hai notato, ma veramente quello, cioè, bestemmie time proprio, sì, però, cioè, che cazzo, perché non lo uppi? Perché voglio finire un attimo le mura al 9 e poi lo aspetta, bene. Come vedete sono già miniere. Sì, okay. Sono già a buon punto, come vedete ne ho fatte 5, quindi perfetto. Ne vedo solo 4 dunque. Vabbè, no, ce ne sono 4 che proprio con la fiamma sopra e sono una figata. E poi una vicino tipo nell'angolo che non ha la fiamma sopra. E poi piccola domanda, anche la caserma là sopra, piccola inutile, che serve? La casa... Quale? Ah, è lì, non quella... sapevo dove metterla, quindi. Quella cioè, è, no. È la nabata del momento. Non sapevo dove metterla, cioè non si poteva mettere da nessuna parte. E poi vabbè, insomma, alcune trappole comunque sono poste un po' male. Prima ho detto bene, sì, all'interno, ma fuori c'è una bomba gigante di messa a destra, di a sinistra, boh. Vabbè, ma dove la potevo mettere sta bomba gigante? Nel culo me la metti. Ma l'hai fatto del villaggio? No, l'ho trovato, cioè diciamo l'ho trovato su internet, però solo lo schema e poi le difese, le trappole ce le ho messe io, diciamo, poi le ho modificate. Io se guardavi lo schema. Ok, lo okay. Sa. Comunque, in generale, diciamo, non è proprio un brutto villaggio, a me non mi fa impazzire perché non è simmetrico questo, io sono fanatico del simmetrico. Sì, anch'io, cioè questo sì, anch'io. Infatti, io, come hai visto, c'ho quel villaggio ipersimmetrico, cioè tutto uguale. Sì, sì. Dunque. Fuck, dai. Dopo questa la mia critica è finita. Sì, aspetteremo il video di Vaffa. Anzi, aspetterete. Anzi, andate proprio sul suo canale e mettete le tende, cioè col PC acceso, col monitor che non si spegne. Non dormite finché non esce il nostro video, perché lo dobbiamo proprio uccidere. È proprio quel villo che è il suo potenziato, ma è proprio. Dobbiamo chiamare Zeb, dobbiamo dire, oh, ci puoi aiutare per fare questa cosa un attimo. Qualche offesa così buttata. Sì, cioè, ce ne scrivi un paio, magari le diciamo comunque. Vabbè, a parte le cazzate, raga, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. E andatevi a iscrivervi al mio canale. E... ok, un commentino, un qualsiasi cosa. Cosa ne pensate di questa tipologia di video? Se avete qualche altra idea da fare sempre con il nostro caro Vaffancollo di queste cose particolari. Se vi possono piacere dei base review e quindi ne volete di più, potremmo pensare di fare una serie. Esatto. Iscrivetevi al canale, sia nostro che di Vaffancollo, se non l'avete ancora fatto. Bella a tutti da Tommy Thor, Dark e Vaffa. Vaffancollo, bella. Bella, raga. Bella.